Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, uno dei primi dell'anno probabilmente che vedete. Oggi sono in un posto un pochino insolito per essere inverno, perché sono venuta al mare. Diciamo, non mi piace molto il caos, quindi se vengo al mare ci vengo appunto quando non c'è troppa gente. In questo caso mi trovo a Lignano, più precisamente a Lignano Sabbiadoro in questo momento, poi esplorerò anche un pochino Lignano Pineta. Lignano è sostanzialmente una lingua di sabbia lunga 8 km su cui appunto si è sviluppato questo insediamento che si popola principalmente durante i mesi estivi, perché appunto può offrire una vasta gamma di attività sportive e ricreative, soprattutto anche per i bambini, perché ci sono tantissimi parchi. Appunto, io oggi sono qui perché approfitto delle ferie che mi hanno dato lavoro, giusto per non passarle rinchiuse in casa. Ho deciso appunto di fare qualche scappatella qua e là per il Friuli. Questa è la prima e adesso vi porto un pochino a vedere cosa c'è, cosa può offrirvi anche Lignano d'inverno. Quella che vedete è la Terrazza Mare, uno dei punti principali di Lignano, appunto sul mare, e sembra quasi un'astronave a guardarla, come se fosse atterrata e non si fosse più spostata. Quella che vedete qui è Villa Gattolini, che risale al 1910, è in stile liberty ma con influenze gotiche ed è stata anche la sede del municipio. In questo momento mi trovo sul lungomare, in realtà sono sulla pista ciclabile, cosa che non potrei fare, ma vabbè, non c'è nessuno, e vi sto portando a quella che è l'attrazione principale di Lignano durante l'inverno, ovvero il presepe di sabbia. Questa qui invece è la chiesa di Santa Maria del Mare, è l'edificio più antico della città, che appunto risale al XV secolo. Purtroppo non ci si può accedere a meno che non sia aperta per qualche funzione, ma dentro in teoria dovrebbero esserci degli affreschi del 400 e anche un'acquasantiera della Pilacorte. Se invece volete rilassarvi in un posto all'ombra, invece di passare la giornata sul lungomare, potete venire al Parco Hemingway, che è attrezzato e adatto sia ai bambini che agli sportivi, e ha anche una zona per gli spettacoli all'aperto usata durante l'estate. C'è una parte del parco molto interessante che ricorda appunto lo scrittore, con un bel allestimento di immagini e di testi. Io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, vi abbia fatto conoscere, diciamo, un lato diverso del Friuli e anche di Lignano in inverno.
mi ha un po' stupito perché non pensavo di trovare così tanta gente, anche perché c'è praticamente soltanto il presepe da vedere, c'è ben poco altro, non ci sono grandi negozi aperti, eccetera, per di più è anche festa. Quindi mi ha stupito positivamente questa cosa. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per potermi seguire e supportare nelle mie avventure. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, potete anche condividerlo con i vostri amici, sia su Facebook, potete anche condividerlo su WhatsApp se non lo sapete. Se volete potete lasciarmi un commento per chiedermi qualsiasi cosa, cercherò di rispondervi il prima possibile. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!